Oggi è ospite di Torino Spiritualità e parlerete di paure, le tante paure, quella reale, quella sognata, quella che vediamo nel volto della gente. Quante sono le paure? La paura è una sola, poi si esplica e la gente si esce in modi diversi, però la paura è una sola, è la paura di migliaia di cose, paura di cose reali, paura di se stessi, paura delle persone, paure irrazionali, tante sono le paure. Le paure nascono anche da piccoli, lei che bambino era, aveva delle paure quando era piccolo? Sì, avevo delle paure, come tutti i bambini, anzi i bambini hanno molte paure, però le dominano con molta più facilità. Quando è iniziata la sua passione per l'horror, per il genere horror e il genere del thriller? Quando? Sì, in che periodo? Ma quando era molto piccolo. Da piccolino? Sì, forse vedendo un film horror, oppure forse è stato quando i miei genitori mi hanno portato a vedere a teatro l'Amleto e c'era lo spirito del papà di Amleto, no? Che appare lì, ho avuto molta paura. Lei prima di essere regista è partito come critico cinematografico, sì. Com'è stata questa esperienza? Interessante e affascinante, anzi penso che avrei voluto fare il critico cinematografico. Poi il destino mi ha portato a fare lo scrittore, lo sceneggiatore, poi il regista e adesso lo scrittore, regista, a fare molte cose. Si ricorda il primo giorno che era sul set come regista? Non tanto, no, non tanto. Mi ricordo che avevo delle difficoltà, però... Il film però andò molto bene, nonostante sì. Non avesse grossa esperienza né come aiuto regista né una formazione. No, non ho avuto nessuna esperienza come aiuto regista. Siccome però l'avevo fatto una storyboard del film, poi ho un critico che avevo visto tante migliaia di film, per me è stato molto semplice.